ciao a tutti amici di YouTube! Ma dove siete stati tutto questo tempo che vi ho aspettato e voi non siete venuti? Ma andatevene a fare in culo! In questa puntata saprete cosa faremo? Un cazzo, come al solito. Però oltre a fare un cazzo faremo la lezione di Potsman, di pozioni. Abbiamo preso tutti gli ingredienti necessari a preparare la metanfetamina. Per chi non sapesse che pozione è, una pozione che ti fa stare bene dentro. Non so cosa ho appena detto, comunque fa lo stesso. Le scale scendono e tu scendi con loro. Bam bam para bam. Harry Potter supera Ron. Harry Potter c'è. Harry Potter e gira e gira, corre e corre, avanza. E Ron è secondo, è un po' gay. Avada Kedavra, stronzo. Vai vai, è primo e c'è, è primo, è quasi al traguardo, è vivo, è... ho vinto, datemi i miei popcorn. Ciao signori, bentornati. Ehi bella gnocca, sei una serpe verde, le serpe verde sono stronze. Bella giornata per una corsa nel parco. Certo, vai a sbattere contro un albero, vai. I sotterranei sono così bui, tetri, mi fanno venire l'acquolina nel sedere. Chiamatasi anche diarrea. Ok, Hermione c'è, oh Hermione, ciao gnocca. Non entrerei prima di aver raccolto tutti gli ingredienti che Piton ha chiesto. Ah, ma perché vuoi dire che non li ho presi tutti? Porco disco, non li ho presi tutti. E cosa stiamo aspettando qui? Andiamo nel parco, teletrasporto! Oh, ce l'abbiamo fatta, che fico! Ok, adesso che siamo qui, tutti riuniti nella sala di comune di Grifondoro. Difendo! Difendo! Cosa c'è? Una scalinata figata. Proseguiamo questo cammino che ci porterà un panino. Oh. Ok, mi scaccolo bene per non sentire il rumore. Ok, leggiamo il libro, cosa c'è scritto nel libro? No, che schifo, le docilline fanno cagare la minchia. E di qua cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Il vermiculo. Fa proprio schifo il vermiculo. C'è tutte quelle cose zizzane. Ma che schifo. Perfetto signori, siamo qui. Oddio no, ti prego no. Ok, apri la scrigna magico. Cosa troveremo? Un calde smordo. Secondo me quest c'è da fare qualche quest. Scherzavo. Era uno scherzo, uno scherzo. Era uno scherzo. Proseguiamo, vediamo cosa c'è da bello qua. Dovrebbe esserci qualcosa di interessante, perché sennò... Ammuri. Ammuri. E tu muori. Nintendo. Tu non muori, vieni qua, zoccola. Ti prendo dopo allora. Quella sembra la forma di un vermicolo. Che merda. Aspetta, potrebbe essere anche un pene. Non trovate? Nintendo. E un altro se n'è andato a fango. Questo deve essere un vermicolo. Come faccio a prendere il muco? Ah, che cazzo ne so, lo tagli? Difendo! Difendo! Lo incendiamo. Incendio! Allora, dobbiamo spingere fino a quel coso. Tipo, fanno schifo i vermicoli in questo gioco. Difendo. Però sono fatti molto bene, devo dire. Dalla mia innata bravura. No, cosa sono quei mostri? Ma basta, questi mostri di merda! Non sanno fare niente nella loro vita. Ok, ora dobbiamo ritornare indietro. Dobbiamo fare tutta sta strada per un cazzo. Va bene. Va bene. Lo dirò alla mamma poi. E mio padre lo verrà a sapere. Oddio. Difendo. Incendio. Incendio. Dai, vieni, fatti sotto, pezzo di merda. Difendo. 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 Oh, siete morti tutti, così imparate l'educazione. Ora, questa qua si scommetto che servirà per spremere quel vermiciattolo, vediamo. Oh. Vacca boia. Che cazzo era? Cioè, bastava una spremuta e l'ha fatto diventare un fiocco di panna. Figata. Troppo figo. Sì, ma io voglio uccidere quella docillina perché mi sta sulle palle. Vieni qua. Ora ti aspetto qua. Aspetto anche 5 ore, ma appena che vieni ti faccio il culo. Vai, vieni. Difendo. Oh, brava zoccola. Guardate che figo. Boh. Ok,
il vermicolo. Il vermicolo, il muco di vermicoli si usa quando hai la diarrea e non riesci a cagare. Ok, possiamo andarcene? Ci sono altre cose che dovrei sapere che non so? Ci sono altre cose che mi dovete nascondere, luridi babbani? No, allora me ne vado. Striscia dentro, cane! E se ti è piaciuto, fallo anche questa volta. Nuvole rosa, I wanna play with you. Ora, qua c'è l'ultimo, e poi abbiamo finito. Incendio! 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 Ok, si apre la porta. C'è una gargoyle? No, è proprio un passaggio, ok. Ok, mister. Qui che ingrediente ci sarà, boh. L'ultimo sicuro, però non so, non mi ricordo proprio gli ingredienti. C'è un libro? Certo che c'è un libro. Oddio, vabbè, questi li conosco, i puffagioli. Li conosciamo a me, ma oddio, cos'è quello? 170 che cosa vuol dire? Ah, i punti. E io che ne sapevo? Non sapevo ci fosse anche il contatore dei punti della nostra casa. Non so un cazzo di questo gioco, perché ci sto facendo il gameplay? Un calderotto. Un caldeminchia. Uno zuccotto di zucca. Uno zuccotto di merda. Ingredienti strani che si trovano. Al gusto di menta piperita. Non ti piace la menta piperita? È buona. Ti fa venire la stimolazione del culo. Cosa c'è lì? Oh, un tronco, fu interessantissimo. Ah, i puffagioli. Che schifo. Penso che quel coso sia uguale ai peti. Ok, entriamo nella casa. La casa di nonna zia. No, il Limp no. Io vi odio più di me stesso. Siete piccoli, non servite a niente. Basta, ti levi dai coglioni, porco disco. Mamma mia, se vi ucciderei uno alla... No, non flippando, proprio vi ucciderei diretto. E prendilo, Chris. Però l'importante è che quando ne abbiamo uno in mano siamo immortali. Cioè, se gli altri ci attaccano non ci fanno niente. Ok, so, potrei immaginare cosa mi dà, cosa mi dia. Una figurina, no? Ah no, si apre il cancello. Ottimo. Fantasmagorica questa cosa. Non posso usare la porta, no, devo usare l'uscita dei cani. Perché io sono un cane, ovviamente, esatto. Ma pensate a Hogwarts. Figata, cosa abbiamo trovato stavolta? Una figurina. E grazie al cazzo. Oswald Beamish. Questo lo riconosco. Pioniere dei diritti dei folletti. Sì, l'ho visto 1850, ieri. 1832. L'ho visto alla Coop ieri. Comprava i pomodori che c'erano lo sconto. Usciamo da questa casa. Ok. Prendiamo il portone principale. No, perché si è chiuso di nuovo? Porca puttana, tutta la strada che ho fatto. E la fatica che ho fatto per... Devo trovare un posto dove mettere questi gnomi. Prova a infilarteli su per il culo. No, dai, già che ce ne ho poche. Al gusto di cioccolato. Prendilo. Sapore di erba. Sapore di erba. Potremmo capire male, eh? Perché mi stanno stuprando? Oh, almeno uno l'ho centrato. Al gusto di menta piperita. No, ma dai, sono stato ucciso da uno gnomo. Oh, già fatto, che figo. È la stessa di prima o è un'altra quella? Vabbè, penso sia un'altra, infatti. No. 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 Cioè, ma dopo tutta la fatica che ho fatto prima, no, eh. Oddio. Ragazzi, spero, penso di non farcela. Sì, ma non mi funzionano i tasti, porco disco. Sì, morirò perché sono un abissimo. No, 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 che devo riniziare da capo, dio puttano. Oh mio Dio, signore. Ma che cazzo vuoi? È impossibile, ho poca vita, porco disco. Gliene tolgo poca alla volta, Perché la vita a me se ne va così, oh? Ma che cazzo fai, scemo?
Ma perché la vita mi si cala da sola? Ma non mi becca. Perché non c'è una cioccorana qua, Dio schifo. No! Non tutta, ma perché ogni volta tutta? Ma... Sì! Sì! Sì, signore, sì! Porco miserio! Non ce la faccio più! Ma vi siete... Ma vi siete resi conto? Ci ho sbagliato pure strada. Ah, non era giusto. Mamma mia, ma non si può mettere così una cosa di quella difficoltà lì in un livello a caso così. Soprattutto io avevo pochissima vita, cioè non so, l'avrò fatto 20 volte. Mamma mia, una cosa impressionante, oh. Mamma mia. Mamma mia, signori. Non vi dico cosa ho passato. Ma stiamo scherzando? Oh, abbiamo preso quello che ci serviva, finalmente. Oh, bravo Harry, sei forte. Ora possiamo andarcene. Oh, finalmente possiamo andare a fare questa benedettissima lezione. E guai a me se adesso non vado in giro con una fiala di pozione, perché veramente è una cosa orribile. Sai te avere neanche un quarto di vita e trovarsi un boss del genere? So che è una cazzata alla fine, perché devi solo tagliare, ma è una cosa impressionante. Mamma mia, ragazzi, oh. C'ho ancora la pancia che mi fa male. In una maniera che non vi dico. Mamma mia, torniamo a Hogwarts. In una maniera possibilmente più... più sbrigativa. Oh, vedete che figata usare la scopa? Molto figo. Boh. Oh, ora fammi andare, scemo. E non ti puoi impallare, però. Oh. Entriamo, facciamo questa sfida e ci salutiamo, perché io c'ho gli occhi che mi fanno male. Volevo anche registrare altre cose, ma da adesso basta, chiudo. Hai raccolto tutti gli ingredienti necessari per l'antidoto contro i veleni comuni. Ma perché te le prendi sempre con me? Non ho capito, ci sono tanti altri. I veleni comuni si trova nel grosso calderone, laggiù. Quando sarà necessario potrai riempire la tua fiala. Quidditch contro Serpe Verde oggi. Eh? Auguri, Potter. Grazie, certo, proprio. Dopo aver avuto la meglio su un troll... Una partitina di Quidditch dovrebbe essere un giochetto per te. Anche se è contro Serpe Verde. Cosa guardi, tu coglione, che ti puzza anche il culo. Sti ragazzi di oggi. Vedi, questa è una tipica lezione di pozioni a Hogwarts. Il prof ti dice due stronzate, fine. Ovvio. Allora, riempiamoci le nostre fiale. Guarda, di quella dei... E me la bevo subito e la riempio subito. La riempio di nuovo e la bevo di nuovo. Oh, bravo Harry. Riempiamoci fino tutta la vita. Buona? Bravo. Sì, Potter. Tua madre. Chi t'ha cagato? Non t'ha cagato nessuno. Stai zitto. Sto facendo gli affari miei. Oh, bravissimo. Adesso possiamo andarcene.
Via, se trovo la porta, che non è questa, è questa. Oh, visto che l'abbiamo trovata alla fine. Che bello, che bello. Oh, oh, oh. Davvero fastidioso. Domani. Ti dico io cos'è fastidioso. Leton che ride. Quidditch contro Serpeverde, eh? Se vinciamo gli cancellerò quel sorriso dalla faccia. Sempre che loro non cancellino te dal campo di gioco. Coraggio, Harry, seguimi. Ma Ron non gioca neanche, che vuoi? Ragazzi, al prossimo episodio faremo la partita di Quidditch. Se vi è piaciuto questo episodio non fate niente, mi raccomando. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao teste di babba. Attenti, io vado dritto, non me ne sbatte la minchia se c'è qualcuno. Ci ha beccato. Tua madre. No, zio, non mi hai beccato perché non...